Ecco, domenica prossima si chiude il santuario, possiamo dire si chiude, finisce l'attività spirituale del santuario. È tutta particolare, difficile sotto tanti punti di vista. E perché difficile? Perché col Covid, non si poteva viaggiare sui pullman e quindi naturalmente si è arrivati in macchina. In altre parole, non c'è stato il pellegrinaggio, ci sono stati tanti pellegrini. Pensate un pochettino che di pullman ce n'è stato uno solo. Durante tutta l'estate un solo pullman, proprio per queste norme precise, categoriche sui viaggi. Non dobbiamo dimenticare che il Jedbison è un attrattore non solo religioso, ma anche turistico. Ecco, chi ha avuto la possibilità di venire sul santuario ha certamente incontrato amici che vengono da Napoli, che vengono da zone ancora più lontane, proprio perché è un attrattore molto bello. Oggi per esempio si domina un po' tutto. Dinanzi a me in questo momento vedo Ischia, vedo Capri e sono cose molto belle. Questo da un punto di vista turistico, ma poi il Gerbis è un attrattore soprattutto spirituale, una storia millenaria, mille anni di esistenza del santuario su questo luogo. Peccato che ci stiamo combattendo gli uni gli altri senza sapere che magari in queste occasioni dobbiamo stare stretti, uniti, per presentare agli altri le nostre cose, le nostre bellezze. Quel combatterci reciprocamente certamente non va bene al territorio. Ecco, dico questo perché dobbiamo stare più attenti. L'anno scorso c'è stata la pietra, quindi la strada sbarrata, non si poteva salire. Quest'anno c'è stato il Covid, non si può salire. Bastano 2 o 3 anni di chiusura e tutto finisce e bisogna poi incominciare da capo. E allora qual è il mio messaggio? Cerchiamo di stare uniti. Amiamo il nostro territorio, propagandiamolo. Parliamone agli altri, facciamolo visitare, accompagniamoli nei punti più belli del nostro territorio, è un modo anche come crescere economicamente.